Cari telespettatori, ben ritornati con noi, siamo in diretta, potete quindi anche voi partecipare, chiamare o mandare i vostri messaggi. Il protagonista odierno è Walter Mescalchin, sindaco di Camponogara, in provincia di ex sindaco, adesso dice giustamente un attimo di pensione, in provincia di Venezia. Ed è con l'ex sindaco che però ha una veste molto importante perché ha coordinato per molto tempo Libera. Adesso ci racconterà bene anche di che cosa si è occupato, che cosa ha fatto, si è occupato proprio delle mafie, che noi affronteremo nuovamente questo tema. Sollecitati anche da alcuni di voi che ci hanno scritto, hanno detto non ne parlate a sufficienza, non se ne conoscono bene le dinamiche locali, territoriali, bisogna che le persone sappiano per poterle effettivamente riconoscere. In primis, chiacchieravamo prima fuori onda con il nostro ospite, sono gli imprenditori che devono stare molto attenti e segnalare eventuali anomalie di sistema, diciamo così in termini generici, ma poi entreremo nello specifico. Ci sono stati diversi beni, ne abbiamo parlato, confiscati alle mafie, purtroppo non tutti sono stati assegnati, quindi si sono ingenerati dei problemi anche a livello territoriale, soprattutto per quei beni che non sono beni morti in sé per sé, ma sono produttivi, anche aziende. E allora cosa sta succedendo? Vediamo di capirlo insieme, risalendo all'origine della collaborazione quando è stato tirato dentro lei, che era ancora sindaco, se non erro, in questo sistema. Qua, a quando risaliamo? Da quando? A quanto tempo fa noi risaliamo? Ci racconti un po' la sua storia e il suo percorso. Ma direi che concretamente nella nostra regione si è cominciato a avere a che fare con il fenomeno mafioso negli anni 80, fine 70, primi 80, perché nel nostro territorio sono venuti a soggiornare, tra virgolette, i mafiosi più pericolosi di Cosa Nostra. Mi riferisco a Tatuccio Contorno, i Badalamenti, le famiglie affidanzate, i Duca, ed erano presenti nel nostro territorio, quindi comuni della Riviera del Brenta, ma anche nel Padovano, Piazzola sul Brenta e Cadoneghe. E questa legge assurda, fatta per allontanare i mafiosi dal territorio di origine, ha in effetto trasferito la mafia nei territori che non c'era. E questo è il problema serio su cui poi noi, che a quel tempo eravamo amministratori locali, ci siamo dovuti confrontare. Quindi invece che essere isolati in un territorio che non dava breccia, sono riusciti ad attecchire, hanno delocalizzato bene. Non solo attecchire, hanno specializzato le bande di polli che c'erano qui, Maniero era una di queste, specializzandole in attività mafiose di un certo prestigio, di un certo tipo. E quindi il fatto che, secondo me, ancora oggi si sottovaluta questo fenomeno dicendo che la nostra regione è stata in qualche maniera contaminata, secondo me è un punto di vista sbagliato. Perché se noi siamo in queste situazioni perché c'erano le condizioni perché la mafia venisse qui. E ci c'erano le condizioni sociali ed economiche perché la mafia e la criminalità organizzata in qualche maniera si occupasse di quello che si sta occupando. Non viene mai a caso la mafia, dobbiamo ricordarlo. Le attività criminali di stampo mafioso vanno laddove ci sono soldi, ricchezza e possibilità di fare affari. E soprattutto la chiave di tutto è controllare il territorio in tutti i modi, economico, sociale e produttivo. Il Veneto in quegli anni c'erano le condizioni e quindi Quali anni erano? quali erano le condizioni? Quali erano le condizioni? Che anni erano? Di che anni stiamo parlando? Stiamo parlando, io ero sindaco dall'87 al 99 e quindi quegli anni sono stati gli anni in cui Maniero era al massimo della sua potenza criminale, dove c'erano gli accordi. Ci siamo accorti dopo con i clan più potenti della mafia e dove Maniero è diventato il boss che controllava lo spazio e anche il controllo di sostanze stupefacenti in tutto il nord-est, quindi questa grande operazione criminale che procurava enormi quantità di denaro, ma allo stesso tempo ha anche lasciato delle condizioni
sociali estremamente difficili da recuperare. Quindi il danno sociale che la sua maniera nel suo territorio è incontrollabile e vuol dire anche difficile da valutare, perché sono centinaia di ragazzi morti per droga, migliaia di famiglie rovinate e quindi un danno sociale enorme. Ecco, questo è quello che ci ha lasciato in eredità. Dire che era un bandito è poco. Diciamo che Maniero ha militato e si è trasformato dalla sua banda in una banda di stampo mafioso, e giusta è stata anche la sentenza del maxi processo avvenuto in cui l'ha condannato proprio per mafia. E di conseguenza anche tutti gli effetti successivi, l'applicazione di quella sentenza, ha consentito a noi di sequestrare e confiscare i suoi beni e affidarli ai fini sociali. Quindi tutta una serie di conseguenze che sono venute a fronte di questo. Quindi. Ecco, questo è un fatto storico di cui lei mi sta raccontando, di cui sono state le ripercussioni, i beni che poi riprenderemo un po' a raccontare di che cosa si sta facendo, cosa se ne occupa anche Libera, tra l'altro, nella gestione di questo. Ma di mafie si parla ancora adesso, qui ci sono dati anche preoccupanti. Veneto, quinta regione in Italia per operazioni finanziarie sospette. Decima per beni confiscati alla criminalità, operazioni di riciclaggio quadruplicate, casi di usura di cui sono gravati gli imprenditori più che raddoppiati. Mafie che sono tornate in modo importante, ma quali mafie? Di quali mafie stiamo parlando? Allora, io posso dividerle in maniera di essere anche più facilmente comprensibile in due segmenti. Dobbiamo parlare della presenza di criminalità organizzata di un certo tipo, ma allo stesso tempo anche delle condizioni in cui la mafia si è infiltrata. Sulla casistica che lei ha appena letto, parliamo di operazioni finanziarie, di evasione fiscale, di operazioni e traffici illeciti nei confronti dello Stato, e quindi su questo ci stanno una serie di illeciti e di illegalità diffuse nella nostra società, che vanno dal falso in bilancio, della corruzione all'evasione fiscale, che non è proprio un reato di mafia, è un reato di una certa fascia di Certo. operatori economici e sociali che sono presenti e quindi favoriscono l'infiltrazione delle mafie in questo segmento. Noi li chiamiamo, per abbreviare il termine, questa zona grigia, oppure la mafia dei colletti bianchi, come viene chiamata, e sono funzionari dello Stato, sono dipendenti pubblici, sono notai, commercialisti, professionisti che oggi sono in campo, quindi sono le figure che conducono, per così dire, l'economia di questa regione, ma non solo, in tutto il Certo. nord-est, in tutto il nord-ovest anche, e che hanno fatto un patto chiaro con la mafia. Anche se non è scritto, lo è nelle cose. Quindi l'infiltrazione mafiosa avviene negli affari, come sta succedendo, e si è visto con Roma Capitale da una parte, ma le grandi opere nel nostro territorio, Mose, Expo e quant'altro si può portare come esempio, è sotto gli occhi di tutti. Quindi il fatto stesso poi che intere categorie siano interessate proprio negli appalti pubblici, anche no, e che non venga con forza evidenziato questo allarme, ci preoccupa ulteriormente. Anzi, imprenditori stessi che dicono che se non si paga la tangente non si può lavorare, e che questo venga sostenuto dalle loro associazioni, secondo noi è grave. Ecco, pare incredibile parlare di tangenti a livello così diffuso Sì, in una perché regione. questo problema diventa soprattutto, per così dire, inconcepibile rispetto a una logica di mercato, cioè si attacca proprio il mercato, non c'è concorrenza e la competitività in cui noi diciamo che serve non esiste, perché vince la ditta, l'impresa che paga l'appalto, che paga la tangente. E allora o c'è un confronto sulla competitività e quindi c'è la libera concorrenza, oppure diciamo che bisogna pagare la tangente. Mi pare che sia una logica assurda, soprattutto Assolutamente. per le imprese che vogliono rimanere nel mercato con le loro forze, quindi con le loro capacità.
qui, da questo rapporto che è stato stilato e presentato anche qualche giorno fa ad Union Camere, lei era peraltro presente, si dice che i mercati più a rischio sono l'edilizia, e qui ci siamo, lei dice, lei stesso l'ha detto, purtroppo lo vediamo, ma anche i trasporti, il turismo, lo smaltimento rifiuti, e vabbè, questo lo sapevamo, la grande distribuzione, i mercati ortofrutticoli, l'intermediazione di manodopera e il gioco d'azzardo. Stiamo parlando di tutto, ma praticamente, se ci mettiamo dentro anche il turismo e la grande distribuzione con mercati ortofrutticoli, ai noi, come mai? Cioè, come entrano anche che il gioco d'azzardo, e vabbè, possiamo anche immaginarlo. Vedo la mia interpretazione, che è un po', diciamo, anche di esperienze avute. Turismo e soprattutto quella parte che lei indicava avviene soprattutto con le operazioni immobiliari, cioè il riciclaggio del denaro sporco, su cui le banche non sono esenti, attenzione, certo. Ci sono tutto tondo le banche su questo. Le operazioni di investimenti e le operazioni immobiliari favoriscono i grandi centri commerciali, quindi no, la grande distribuzione, quindi i grandi alberghi, quindi tutte queste operazioni che ci sono già evidenziate e anche verificate operazioni illecite che interessano il malaffare. Ma secondo noi la cosa più interessante da capire è il fenomeno del traffico di rifiuti, perché quello ci ha toccato da vicino. È un diciamo mercato che dura da un trentennio. E siamo corresponsabili, noi veneti, di quello che sta succedendo nella Terra dei Fuochi, dove per un ventennio sono stati seppelliti i peggio veleni che noi producevamo qui, e gli effetti si stanno verificando ora. Ora, su questa questione, è bene capirci, la camorra era già qui quando trasportava i rifiuti dal Veneto a Caserta. Quindi i clan dei casalesi, che ha seppellito i rifiuti a Casal di Principe e nei comuni della Terra dei Fuochi, dove oggi hanno verificato è impossibile bonificarli da quanti ce ne sono, e erano già qui e facevano questi affari. Ma l'affare si fa in due: c'è chi trasporta e lo seppellisce il rifiuto, ma c'è chi lo produce. E non può essere che chi produceva i rifiuti non sapesse dove andavano a finire per quei soldi che erano molto inferiori di quello che erano i costi invece di uno smaltimento illegale, no? Quindi se venivano affidati a certi personaggi i rifiuti, c'era anche ovviamente la coscienza che andavano in una certa direzione. Ma io direi, aggiungerei in più, che quelli che non sono stati trasportati sono stati riconvertiti in maniera legittima. Perché non so se voi vi ricordate quanti rifiuti sono stati seppelliti sulle massicciate delle autostrade, sulla terza corsia, sul binario Venezia-Padova del treno alta velocità, e per smaltirli lì significa che qualcuno li ha artificiosamente trasformati da rifiuti pericolosi a rifiuti inerti, e questo lo può fare solo un funzionario pubblico. Quindi anche qui. Quindi c'è la connessione e la collusione della zona grigia, chiamiamola, sul malaffare. Quindi chi aveva queste competenze ha favorito questo tipo di traffico. Ecco perché dico, non è un problema di presenza dei mafiosi, è un problema di cultura mafiosa che si è radicata, chiaro. Quindi non è un problema che sono venuti qui i mafiosi a per così dire occupare il nostro territorio, hanno trovato un territorio molto disponibile ad essere occupato. Assolutamente, viene da pensare che il nostro paese non c'è speranza, siamo in un paese molto difficile. Allora, dobbiamo ancora affrontare diversi temi, andiamo in pubblicità, perché nel frattempo penso che sia arrivato anche l'altro ospite che interagisce con lei, e quindi rendiamo la cosa anche molto dinamica e di interazione tra di voi. Pubblicità, pochi secondi, ma restate con noi.